Un weekend alla scoperta delle bellezze del territorio, delle lavande in fiore, dei fiori di loto, del verde, delle campagne e del lago. Due pomeriggi, dalle 15 alle 18 di sabato 20 e domenica 21 giugno, da vivere in compagnia, a piedi o in bici, attraverso le campagne di Massarosa. L'iniziativa spontanea, la Via delle Erbe e dei Fiori, patrocinata da Coldiretti, punta a far riscoprire le aziende florovivaistiche della zona, in un percorso libero per conoscere le produzioni tipiche, per fotografare, assaporare profumi dei prodotti a filiera corta. Il percorso parte dalla Piazza del Mercato, dove l'associazione Versilia Verde Lago di Massarosa, che si occupa di sviluppo turistico del territorio, fornirà la mappa e le informazioni necessarie sui percorsi da seguire. E lo scopo è quello di promuovere un turismo ecosostenibile direttamente a contatto con la natura. E nei giorni del solstizio d'estate, queste aziende di Massarosa, la perla considerata la perla verde della Versilia, aprono le proprie porte per far vivere con semplicità e libertà esperienze sensoriali autentiche, uniche, tra i colori e i profumi dei campi di lavanda, dei fiori di loto, della canapa, dell'eucalipto e del luppolo. Dove sarà possibile anche all'interno, durante questi percorsi, toccare con mano anche i prodotti che vengono realizzati con queste materie prime. Nel turismo green di prossimità, del resto, si ripongono molte speranze di quest'estate 2020. Secondo uno studio Coldiretti, un italiano su quattro che andrà in vacanza ha scelto una meta vicino casa, all'interno della propria regione di residenza, sotto la spinta dell'emergenza sanitaria. E anche l'entroterra versiliese intende giocarsi le sue carte.